Buonasera e benvenuti al quinto appuntamento con le notti trasfigurate della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Questa serata sarà divisa in due parti. Nella seconda avrete modo di ascoltare l'Orchestra dei Giovani della scuola, diretta dal maestro Carlo De Martini. Nella prima parte la rappresentazione dell'operina Emma and the Blue Baku di Bruce Adolph sul libretto di James Bradburn. James Bradburn, che è l'attuale direttore della Pinacoteca di Brera, dove l'operina è stata rappresentata in prima mondiale nel dicembre dell'anno scorso. A Brera dobbiamo anche le scenografie che volete e ringraziamo la Pinacoteca per avercele prestate anche per questa seconda rappresentazione. Un ringraziamento anche alle forze esterne della scuola che questa sera ci supporteranno. Parlo di Toshiki Takeuchi, il baritono che interpreterà il Baku, al coro Access della scuola Il Classico, diretto dal maestro Dario Grandini, e dai tre mimi che esordiscono con questa compagine questa sera, Ian Gualdani, Barbara Villa e Greta Di Lorenzo. A loro un sentito ringraziamento perché si sono gentilmente uniti al cast che è formato da studenti della nostra scuola. Emma and the Blue Baku. Emma è la protagonista di questa operina. Una ragazzina che ha un problema. Deve affrontare una difficile notte che precede un complicatissimo compito di matematica che affronterà l'indomani. E il Baku. Il Baku letteralmente è un tapiro e appartiene alla mitologia cinese, poi passata anche al Giappone, ed è un personaggio benigno che ha un ruolo specifico, quello di mangiare i sogni cattivi degli uomini. Ma il nostro Baku blu ha un problema, ha lo stomacuccio delicato, non digerisce gli incubi. E quindi nella vicenda ci saranno degli ostacoli da superare. La nostra protagonista, Emma, inizierà giocando con le amiche e verrà poi richiamata dalla madre a casa per riposarsi, per essere fresca e carica al momento di dover sostenere la prova di matematica. Ripasserà un po' la lezione con la madre e poi andrà a dormire. Ma il suo sonno sarà interrotto, forse per la preoccupazione per l'esame, sognerà le sue amiche, ma i suoi sogni saranno, almeno in una prima fase, divorati dal Baku, affamatissimo. Finché i sogni sono belli, lui si sazia. Ma quando capita il terzo sogno, l'incubo, ecco che il nostro Baku deve fare i conti col suo stomaco. Non riesce proprio a farcela, non riesce a mangiare questi personaggi dispettosi che minacciano Emma. E quindi si lamenterà, ma sarà l'occasione anche in cui avrà modo di conoscere Emma. I due familiarizzeranno, danzeranno addirittura insieme in una specie di valzer, dopodiché Emma si potrà riaddormentare un'ultima volta. E questo ultimo e quarto sogno della sua notte sarà quello fondamentale. Immaginerà di volare e vedrà sotto di sé le amiche che le fanno ripassare i teoremi, le figure geometriche che le torneranno utilissime per affrontare il compito del giorno successivo. E il Baku, che stavolta avrà un rimorso di coscienza, capirà che lasciare questa esperienza onirica a Emma significa lasciarle un importantissimo bagaglio per affrontare le sfide della vita grazie all'amicizia delle amiche. E questo è il messaggio di fondo dell'operina. Dunque Emma si sveglierà la mattina, ricorderà perfettamente il suo sogno matematico e andrà a scuola avendo un grande successo nel compito. E nel frattempo il Baku farà anche addormentare la madre che, come tutti gli adulti, tiene dentro di sé i sogni di quando si era giovani. E in conclusione il grande coro di ringraziamento al Baku. Non vi tedio ulteriormente e vi auguro buon ascolto.
Ha ha ha!
Oh!
I orbit to the sweetest dream. They are also best to eat, but to them that's what I'm scary. They're nothing I can do. Sleep, my love.
Oh,
read them if they want to challenge the beat. To plan their plans, to play their games, to do the sound just right. And this I'll be a hungry beast for every second night. But when they grow, they laugh, they blow them, make the world a new. Yes.
Everywhere I go.